Ciao a tutti ragazzi, nel video di oggi vi mostrerò come ricreare l'effetto di una rinoplastica al naso. Prima di tutto, stendiamo un fondo che sia fondotinta o correttore, solo nelle zone dove andremo ad applicare in seguito l'ombretto. Il correttore, in questo caso, ci farà da base per gli ombretti in modo da renderli più visibili e far aderire meglio. Una volta stesa la base, iniziamo a prendere gli ombretti. Ci serviranno tre colori in particolare, il giallo, il verde e il viola. Per un effetto più realistico, mettete i colori più chiari nelle zone più esterne del livido. Nel caso in cui non abbiate un viola abbastanza scuro, vi consiglio di mischiarlo del marrone. Ricordatevi inoltre di sfumare i colori in modo da non avere zone troppo nette. Guarda gli occhi, ho mischiato del rosso a del marrone rosato in modo da dargli un effetto più stanco. In seguito ho applicato il marrone più scuro in diverse zone in modo da dare profondità. Ora che gli occhi sono pronti, passiamo al naso, stendiamo un po' del rosso e nel caso in cui sia troppo scuro, schiaritelo con del beige. Makeup concluso! Ora possiamo passare agli ultimi dettagli, ci serviranno un dischetto struccante, del nastro carta e dell'ovatta. Iniziamo tagliando il dischetto a misura, in seguito attacchiamo l'omatta al naso per poi fermare il tutto con nastro carta. Io uso del lattice, in caso non lo abbiate potete usare della colla per ciglia finte o tagliare il pezzo di scotch più lungo in modo da farlo aderire meglio. Ricordatevi che se usate la tecnica dello scotch vi consiglio di ripulire la zona in modo che lo scotch possa aderire alla vostra pelle e non al trucco. Per dare un tocco più realistico al tutto, prendete un pezzettino d'alluminio e appallottolatelo. In seguito, prendete una tinta labbra rossa e intingeteci la pallina all'interno. Poi, passatela sui lividi e al di sotto del naso. Passiamo a una parte facoltativa del trucco, ovvero l'aggiungere delle linee di taglio con l'eyeliner.
siamo giunti alla conclusione del video. Questo è il risultato del make-up. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto e se è stato facile ricrearlo.